Amici di Ligura Web TV, ben ritrovati e ritorniamo a parlare della collaborazione che ormai abbiamo intrapresa da circa un paio d'anni con il giornale telematico che porta il nome di Rete Luna. E abbiamo avuto il piacere di avere in passato il caporedattore di Genova, l'amico Antonio Rossello, Gianluca Valipondi, ed è questo il momento di Vincenzo Cusimano, l'amico Vincenzo Cusimano. Ciao Vincenzo, intanto. Buongiorno a lei. Redattore di Rete Luna, ma scopriremo anche altre particolarità di questo personaggio. Sigla. Dammi pure del tu, Vincenzo, ce lo davamo in macchina, possiamo darci il tu. Allora, quando inizia la collaborazione con Rete Luna? Da Rete Luna è da pochissimo tempo, comunque mi trovo molto bene, sono onorato e orgoglioso di essere associato con Rete Luna. Anche perché è un giornale molto capillare, ormai radicato non solo a livello regionale o provinciale, ma su tutto il territorio italiano. E di questo sono molto onorato. E nonostante tutto, volevo soltanto annunciare che sono parecchi anni che mi dedico alle fiere della Comics a livello nazionale, sul territorio nazionale. E per i fumetti. E volevo solo dire che alle persone le quali sono appassionati di rivolgersi sempre a un professionista, il quale sono io o può essere qualcun altro. Comunque, anche perché si sa abbastanza bene, è diffusa l'opinione e la conoscenza, ma si maneggiano a volte oggetti di grandissimo valore, e definire gli oggetti è pure eufemismo, un fumetto, un'opera d'arte. Questo è verissimo. E bisogna stare molto attenti, perché ci possono essere anche dei falsi, essere professionisti per riconoscere la parte originale. Entreremo nella seconda parte di questa nostra chiacchierata nei particolari dei segreti su come si possono riconoscere i falsi o i doppioni o gli originali di queste belle collezioni. Va bene, ci rivediamo in una seconda puntata con l'amico Vincenzo Cusimano per parlare di questo ed altro, anche di un'associazione importante a cui appartiene. E mi raccomando, il vostro mi piace sotto le nostre interviste.